Prosegue la distribuzione di mascherine che potranno essere consegnate poi a persone che ne hanno bisogno. Questa mattina lo facciamo nuovamente con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Questa volta lo facciamo a domicilio. Nelle scorse settimane abbiamo chiesto a loro di recarsi in alcuni degli hub del comune per ritirare il materiale. Oggi invece, data anche l'entità, insomma, della quantità di mascherine, ci facciamo aiutare dalla polizia locale e dalla protezione civile. E quindi stamattina partono le prime pattuglie che consegneranno negli studio, nelle abitazioni dei medici, 100 mascherine per ogni medico. La polizia locale in questi mesi ha dovuto riorganizzarsi completamente. L'impegno che oggi sta mettendo in campo è su tutti i fronti, non solo il controllo del rispetto dell'ordinanza, che sicuramente rimane una parte principale del nostro lavoro, ma anche l'assistenza alla popolazione. Oggi parte questo nuovo servizio, iniziamo con la consegna delle mascherine ai medici, i medici che poi li daranno a loro volta anche ai cittadini, e nei prossimi giorni svilupperemo una serie di altre attività e daremo supporto alla protezione civile e a tutto l'impegno del comune per dare assistenza alla popolazione. Oggi facciamo un'attività un po' particolare. L'attenzione che stiamo avendo in questo momento è quella di andare incontro ai medici che già abbiamo contattato in queste settimane e che già si sono dati disponibili. Noi stiamo consegnando in questo momento ai medici di medicina generale un kit costituito da 100 mascherine chirurgiche destinate ai loro assistiti. Ci sono arrivate nel tempo diverse donazioni e in questo caso invece il contributo da parte di protezione civile regionale. Abbiamo scelto diverse modalità perché la città è molto grande e quindi riuscire ad arrivare a tutti coloro che ne hanno bisogno non è semplicissimo. Una di queste modalità è attraverso i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Questa volta andiamo loro incontro, di solito sono sempre venuti loro con la loro sporta in 7 punti di consegna, questa volta invece il sindaco ci ha chiesto di essere noi ad andare loro incontro. Grazie, buon lavoro a tutti, sorridete perché ne abbiamo bisogno tutti, quindi anche da sotto la mascherina gli occhi si vedono. Girona, qualcosa... non vi dovete prima no, di prendere. Sì. Registriamo allora, giusto sì, per entrate e uscite. No, no. No, no. L'equipaggio 2. Giro 4, via. Questo è che non viene mai, giusto? Sì. Sono venuti a consegnare le mascherine.